Romano La Russa, coordinatore provinciale per Fratelli d'Italia, che avete scelto insomma di correre insieme alla Lega Nord per questo consiglio metropolitano. Vogliamo chiarire chi potrà votare questo consiglio metropolitano? Sì, intanto la motivazione della scelta: noi abbiamo cercato come Fratelli d'Italia sino all'ultimo minuto di tenere coesa tutta la coalizione, quindi anche Forza Italia. Purtroppo le scelte poi sono state fatte diversamente dagli amici di Forza Italia. Noi abbiamo dovuto scegliere, certamente in questo momento ci sentiamo più vicini alle politiche della Lega Nord. Voteranno per la città metropolitana, e questo è un po' uno scandalo, ma d'altronde la riforma questo ha detto, voteranno soltanto i consiglieri comunali e i sindaci della città di Milano e di tutta la provincia di Milano, del territorio della provincia. Questo porta naturalmente ad allontanare totalmente dal territorio, dalla popolazione, dalle esigenze che sono dei cittadini, il presidente della città metropolitana. Non è eletto direttamente ed è uno scandalo dal popolo. Noi abbiamo sempre chiesto che vi sia un suffragio universale anche per l'elezione della provincia, così non è stato, per colpa dei governi di centrodestra e di centrosinistra, certamente, forse colpa di tutti, ma si dovevano sciogliere e si potevano sciogliere le province mettendo fine all'istituzione, non ricreandola con gli stessi costi, con gli stessi sprechi, con le stesse spese, senza essere più però la rappresentanza del territorio della provincia, ma semplicemente la rappresentanza di fatto dei partiti nella maggior parte dei casi. Un'alleanza questa con la Lega che dovrà essere poi, si sta diciamo rafforzando, secondo lei sta ritornando anche a livello nazionale dopo l'incontro dell'altro giorno ad Arcore con Berlusconi, Salvini e la Meloni? Sì, ripeto, noi abbiamo cercato di salvare l'unità di tutta la coalizione fino all'ultimo minuto, non ci siamo riusciti, anche perché una settimana fa, quando sono state fatte queste scelte, le posizioni dei tre partiti non compacciavano così come sembra compacino oggi, dopo l'incontro appunto tra Meloni, Salvini e Berlusconi. Fino a una settimana fa le posizioni da Forza Italia o da una parte, nei confronti di una parte di Forza Italia, erano certamente diverse di quelle di oggi. La posizione che ha preso finalmente Berlusconi di dire un no netto, chiaro, forte, trasparente nei confronti di Renzi, e quindi l'affermazione che bisognerà andare al voto tassativamente se dovesse andare male per Renzi il referendum, è stato un fatto importante. Io mi auguro che Giorgia Meloni, Salvini, Berlusconi e i rispettivi partiti possano prestissimo rimettersi in marcia tutti insieme, con l'obiettivo di mandare a casa Renzi, che ancora una volta, così come lo sarà il presidente della provincia, è un presidente del Consiglio non eletto dal popolo, ed è il terzo presidente del Consiglio non eletto dal popolo dopo Monti e l'esperienza diretta. Ecco, però proprio ieri Renzi ha detto, parliamoci chiaro, l'ha detto proprio davanti anche ai suoi, insomma, i voti della destra, del centrodestra, sono importanti per il referendum, sono essenziali. È grave quello che ha detto, per il semplice fatto che Renzi sta a significare che si ricorda e si interessa degli uomini di destra solo perché votano e solo al momento del voto. Non è così che deve governare un Presidente del Consiglio. Comunque certo che sono determinanti, ma i voti della destra, del centrodestra e di buona parte della sinistra saranno importanti proprio per mandare a casa Renzi, non per mantenere in vita il governo Renzi. Saranno importantissimi per mandare a casa Renzi.